Enrico Baroffio, presidente dell'associazione Terra Insubre, da quando c'è questa, da quando esiste questa associazione? L'associazione ha più di 10 anni, quest'anno è il 12°, è nata come un piccolo sodalizio di amici. Peraltro io non ho partecipato a questo sodalizio perché sono in associazione soltanto da 7 anni. Nasce a Varese, nasce con l'intento di ricostruire e consolidare la conoscenza delle origini storiche, archeologiche, culturali, antropologiche dell'Insubria e quindi anche con l'intento di definirne le caratteristiche geografiche, sociali, sociopolitiche. Come voi sicuramente sapete, l'Insubria è un territorio trasfrontaliero, addirittura per una parte esterna all'Unione Europea, in quanto ricomprende anche il Canton Ticino e alcune valli del Grigione Italiano. Va oltre i confini della Lombardia, perché comprende anche il Verbano Cusio-Ossola, parte della provincia di Novara. Presidente Carioni, anche la provincia di Como partecipa a questa manifestazione sull'Insubria che si svolgerà dal 28 maggio al 1 di giugno. In che modo parteciperà la sua provincia? Noi abbiamo già dato la nostra disponibilità l'anno scorso, quest'anno lo faremo. Vedremo nel dettaglio esattamente la forma della partecipazione nostra o con un punto, senz'altro avremo il nostro stand della provincia di Como dove verranno illustrate e esposte le peculiarità del nostro territorio, che è un territorio all'interno dell'Insubria, soprattutto all'insegna di avvalorare ancora di più, certificare quali sono le caratteristiche, le peculiarità stesse che accomunano tutti i territori dell'Insubria. È un momento importante, ritengo che Varese bene ha lavorato, perché questo, se non sbaglio, è il secondo anno, io ho visto l'anno scorso, quest'anno sarà ancora meglio, perché vedo che le partecipazioni si sono allargate, c'è anche il Comune di Milano, c'è la provincia di Pavia, ci sono altri enti, quindi sarà senz'altro una cosa di dimensioni ancora più grandi rispetto a quella dell'anno scorso.